Sette anni dopo l'ultima volta, il Milano si presenta davanti al pubblico amico in una serie di semifinali scudetto. Nel 2008 a contendere l'accesso alla finale ai Meneghini era stato il Bolzano. In questa circostanza è l'Asiago di John Parco che, dopo aver eliminato a fatica la Piano nei quarti, ha iniziato la sfida con i Lombardi con il piede giusto, aggiudicandosi gara 1 disputatasi martedì all'Odegaard. Con la voglia di pareggiare prontamente il conto, è la formazione di casa a fare la partita in avvio, affidandosi alle conclusioni da fuori. Prima a provarci è Lutz, che mette in imbarazzo Marozzi, il quale per poco non combina la frittata. Successivamente il gol in forza al team veneto si riscatta andando a deviare un tiro insidioso di prima intenzione scagliato da Nicola Fontanive. L'Asiago allora si scuote, favorito dalla retroguardia avversaria, che va in bambola sul movimento di Nigro, quale può servire un liberissimo Borrelli che smarca Ioli, fermato da una super parata di Alex Caffi, straordinario con il gambale. Il gol è nell'area, a firmarlo sono i ragazzi di Curcio che, potendo contare su una situazione di superiorità, insaccano grazie ad Andreas Lutz, il cui tiro dalla distanza si spegne in fondo al sacco. Frai, appostato davanti alla porta, crea più di un problema a Marozzi, il quale non riesce ad intervenire sul disco scagliato dal terzino veranese. I veneti reagiscono al 14esimo, Nigro cerca di favorire Iori, Lutz interviene deviando verso la porta e, per sua fortuna, il pack si spegne sotto il gambale di Caffi, che controlla. Azione confusa che provoca anche una penalità ai danni di Waddle e la visione dell'instant replay da parte degli arbitri, che conferma come il disco non sia entrato. Qualche istante più tardi, in panca puniti, ci finisce anche Murray, ma la doppia superiorità è sfruttata davvero male dagli stellati, che producono un solo tiro pericoloso di Miglioranzi con Bentivoglio, che cerca inutilmente il tap-in. Nelle prime battute della seconda frazione è il Milano a poter giostrare con l'uomo in più e a costruire una chance nitida con Frai, servito da Caletti. Marozzi c'è ed evita il raddoppio. Da gol sbagliato a gol subito al 32-30, l'Asiago pareggia i conti, Borrelli è libero di agire nel terzo avversario servendo Nigro, il quale deve solo appoggiare in fondo al sacco. Sesto gol in 9 gare di playoff per Anthony Nigro. La gara vive una fase di stanca sino ai secondi conclusivi del tempo, che si infiammano grazie ad alcune folate offensive estremamente pericolose. Ad aprire le danze è il solito Nigro, ma questa volta a vincere il duello è Caffi. Il disco rimane vivo ed il Milano parte in contropiede condotto da Fontanive e concluso da Vallorani, che manca del killer instinct graziando di fatto Marozzi. Non è però finita qui, visto che a fil di sirena l'Asiago ci riprova con capitan Borrelli da posizione ravvicinata. Caffi dice ancora di no. Gli equilibri cambiano allora nel corso dei 20 minuti conclusivi, con la formazione ospite che inserisce un'altra marcia non lasciando scampo ai rossoblù. Dopo appena 49 secondi del terzo tempo, ingenuità sull'asse Waddle-Lutz che favorisce Ioli, il cui assist per Nigro è un regalo troppo invitante per essere rifiutato. Nigro fa doppietta e porta così in vantaggio i suoi. Il Milano ora sbanda pericolosamente e rischia di capitolare ancora. Bentivoglio, serve Matteo Tessari, murato da Caffi. Al 44-42 però l'estremo di casa non può nulla, azione sull'asse Presti Benetti che entrano nel terzo d'attacco con una facilità disarmante. Il disco buono è per Mirko Presti, che cala il tris in favore dell'Asiago, ora in pieno controllo della sfida. Passano pochi istanti e c'è gloria anche per Scott Ottam, il terzino triangola con troppa libertà assieme a Ulmer, andando a concludere in maniera vincente per il poker veneto. Un gol che di fatto segna la resa da parte del Milano. A difendere la gabbia meneghina nel finale c'è Tesini, il quale è immediatamente graziato da Iori, che mette a lato da ottima posizione. Successivamente tocca a Waddle salvare alla disperata su un contropiede condotto e concluso dalla coppia Bentivoglio-Tessari. La stecca
Il difensore evita un ulteriore centro da parte dell'Asiago. L'ultima occasione del match porta comunque la firma del Milano, che con orgoglio chiude in attacco centrando un clamoroso palo su conclusione di Waddle. Finisce così 4-1 per l'Asiago, che allunga immediatamente nella serie portandosi sul 2-0, costringendo il Milano ad una reazione repentina per riaprire i giochi.